Missione compiuta, ma quanta fatica la modesta viterbese piegata solo al 90esimo dopo una miriade di occasioni create e non concretizzate. Match winner Marco Delle Monache alla prima gioia in campionato. Caso Lescano ancora irrisolto. Non c'è stata partita. Da una parte il portiere ospite Bisogno, migliore in campo, dall'altra il collega Plizzari, assolutamente inoperoso, di fatto spettatore non pagante. Viterbese totalmente rinunciataria, per contro il Pescara ha comandato le operazioni sin dalle battute iniziali, ma ha rischiato ancora una volta di differire il ritorno al successo. Bravissimo l'estremo difensore laziale, migliore in campo, ma sotto porta continua a mancare la necessaria concretezza, alias cattiveria. Subentrato a Cuppone Delle Monache ha tolto le classiche castagne dal fuoco, un gol cercato e voluto con feroce determinazione. È stato il primo in campionato per il non ancora 18enne attaccante di Cappelle sul Tavo. Vittoria di inestimabile valore, in casa non accadeva dal 13 novembre, 1-0 col Messina, terzo posto consolidato, vantaggio di 8 punti sul Cerignola, travolto in trasferta dalla capolista Catanzaro, 4-0. Porta inviolata, altra buona notizia, in realtà non proprio un'impresa, basta chiedere a Plizzari, e comunque l'ultima volta era successo col Messina, stiamo parlando di 70 giorni fa, sicuramente un motivo di soddisfazione. Un calcio alla crisi di risultati? Sì, ma serviranno altre verifiche. Si annuncia molto più probante la sfida col Foggia, in programma domenica prossima ancora all'Adriatico, ore 14:30, dopo due KO di fila. I pugliesi sono tornati al successo, peraltro largo 3-0 nel match casalingo col Potenza. Caso Lescano ancora irrisolto. Ieri sesta panchina di fila e neanche un minuto. Attaccanti tutti in campo, chi dall'inizio, chi in corso d'opera, tranne l'italo-argentino. Vicenda gestita malissimo, sarebbe bastato mediare, vero Delli Carri, per tentare quantomeno di ricucire lo strappo. E invece nulla di tutto ciò, ormai è muro contro muro, è stato perso troppo tempo, da diverse settimane la domanda è sempre la stessa, tutto ciò a chi giova?